Buongiorno a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere dove posizionare questo piccolo maledetto. Ora non ci ho messo le batterie, per chi non sapesse cosa fosse, anche perché l'ha spento, è un po' difficile, è un termoigrometro. A cosa serve un termoigrometro? Come dice la parola stessa, termoigrometro andrà a misurare la temperatura e l'umidità dell'aria. Questo ha anche una sonda. Quindi, volendo, la cosa più intelligente sarebbe lasciare fuori, diciamo, lo schermo e portare all'interno della scatola o terrario la sua sondina che andrà a leggere temperatura e umidità. Punto primo, la sonda non mettetela a contatto col suolo perché, essendo umido, magari vi darà un'umidità troppo alta rispetto a quella che effettivamente c'è, quindi il mio consiglio è di posizionarlo all'incirca a qualche centimetro dal substrato. Un'altra cosa, specialmente per i neofiti che magari hanno appena iniziato con la prima miga e non hanno preso una miga abbastanza grande da poterla mettere in un contenitore di queste dimensioni, ma facendo testo a quelli che acquistano sul mio shop, magari hanno preso uno sling abbastanza grande da poterlo mettere nel contenitore ermetico per sling. Non avendo quello con la sonda, magari hanno incluso nel kit quello senza sonda, cosa fanno? Lo posizionano all'interno. Ecco, questa è una delle cose più sbagliate, perché andando a contatto con il substrato e non avendo sufficiente spazio per poter creare quella distanza di qualche centimetro, sicuramente si segnerà un'umidità eccessiva. Quindi il mio consiglio cos'è? In base alla specie cercate di inumidire come vi dico io. Esempio, se abbiamo una specie che ha bisogno di un'umidità molto alta, vedi la Geodora paraibana, andremo a inumidire circa i 2/3 del substrato inumidito. Mi raccomando, non zuppo. Ora vi faccio un piccolo esempio. L'esempio ve lo faccio con questa scatolettina. Quindi il substrato già qui è abbastanza umido, si sente. Come facciamo a inumidire i 2/3? Così. Lasciate una porzione asciutta. Ora sembra zuppo. Tra pochi minuti verrà assorbita tutta l'acqua e andrà a idratare la torba sottostante. Se volete far prima, io cosa faccio? Faccio un fondo di vermiculite. Perché la vermiculite? La vermiculite, dopo che avete fatto il fondo e riempito di torba, potete andare a versare direttamente l'acqua in un angolo, anche con una bottiglietta. E cosa farà la vermiculite? Assorbirà tutta l'acqua e la rilascerà gradualmente all'interno del substrato. Così, se l'amigale ha bisogno di più umidità, non gli basterà che scavare come solitamente fanno, a eccezione degli sling che, bene o male, quando sono piccoli tendono ad essere tutti fossori, perché logicamente, essendo piccolini, si sentono più vulnerabili, quindi scavano e vanno a nascondersi sotto. Qui abbiamo visto che un po' il substrato è stato assorbito, l'umidità, cioè l'acqua è stata assorbita. Andiamo a vedere, si sta già bagnando, quindi indicativamente questo è il consiglio che posso darvi per raggiungere l'umidità dell'80-85%, lasciando sempre una porzione asciutta, in modo che se l'amigale vuole starsene un po' asciutto a mangiare o posizionare gli scarti, avrà la possibilità di muoversi qui. Ora, siccome mi sembra di avervi spiegato tutto e il video mi sembra un pochettino corto, andiamo a fare qualche feeding. Apro una piccola parentesi, questi sono i nuovi contenitori che ci saranno disponibili sullo shop insieme a un altro tipo che ora non ho qui sotto mano, ma che vi farò vedere. Saranno già in vendita, già tutti forati. E ora vi faccio vedere anche l'altro. L'altro è questo, che ha già dei fori di areazione, prodotto made in Italy,
da mica di scrivere in shop. Anche questo, come l'altro, ha queste chiusure a incastro che ovviamente la Migale non può scappare. Chiusa questa parentesi di 30 secondi di marchetta, passiamo al video ancora. Quasi mi dimenticavo, prima dei feeding devo trasferire Ella. Siccome Ella è un po' cattivella, con prudenza andiamo a trasferire. Fatto o no, che è difficile trasferire le Megali. Ok, maculata, messa io per sicurezza, ho messo un pezzettino di scotch perché quelli che tengo per me di contenitori solitamente li ho spaccati, quindi io mi tengo quelli rotti e devo, ok, tranquilla, non ti faccio niente. Ora la rimetto al calduccio e continuiamo. Brachypelma bohemei. Un bel maschio. Non mi ha lasciato scampo proprio. Un po' di acqua. Asiodora Paraibana. Questa fa parte delle mie riproduzioni, questa è l'Asiodora, la prima in assoluto. Una femmina. Se vi dico quanti anni ha, non ci credete. 7 anni. 7 anni di femmina. È un po' timida. Ora la rimetto a posto. Ancora imparare a governare questo braccio nuovo. Il segreto per far staccare queste stupide etichette dall'IKEA è lasciarle su. Quando l'acqua evapora si staccano facilmente. Ora metto il contenitore e chiudo con le chiusure, perché queste mi sa che le metterò in vendita sullo shop. Comunque, visto che IKEA non le fabbrica più le chiusure di questi contenitori, così per chi volesse comprarsi questa tipologia di contenitore e fa lo sbaglio di non comprarli sul mio shop, perlomeno può renderli sicuri. Altra brachipelma. Scalciata, c'è una delusione. Quanto sono insopportabili di queste stupide etichette. Vabbè, devo fare un altro rehouse.
sembra brachiferma, che è un po' agitata. Ok, si è tuffata dentro da sola. Che quanto scalcia. Sacchettino con le chiusure. Due sono più che sufficienti per contenitore. Questo è un altro maschio. Stacco l'etichettina. Ok. Questo è a posto. Niente. Prendo come un no. Sì, il marchipelma, inappetenti, inappetenti, un paio di ciuffoli. Un po' di muffa schifosa. Sempre la scatola dello schifo a portata di mano, oggi no. E niente, dai, direi che con questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale che vi metterò il banner qua, che dovete solamente cliccare e iscrivervi. Condividete il video, fatemi sapere se vi è piaciuto commentandolo magari, o se avete, probabilmente vi uscirà di qua, che sì. Commentando qua sotto, cerchiamo di far crescere il più possibile il canale. E niente. Ciao a tutti.